Aveva un cordino attorno al collo ed era distesa a terra. Un'anziana di 81 anni, Francesca Vianello, è stata trovata morta nel suo appartamento al sesto piano di Corso del Popolo a Mestre. A lanciare l'allarme chiamando i soccorsi verso le 12.30 è stata un'amica della donna, preoccupata perché da ieri non riceveva risposta. Sono stati i vigili del fuoco ad entrare per primi in casa e quando hanno visto che l'81enne era riversa a terra con un cordino intorno al collo, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, giunte poco dopo sul posto. Per la polizia, giunta con il medico legale e la scientifica, si tratterebbe di omicidio, probabilmente avvenuto per soffocamento. Le forze dell'ordine stanno indagando sulla vita dell'81enne, ex dipendente del casinò di Venezia, che abitava da sola ed era conosciuta come la signorina. Francesca Vianello aveva buoni rapporti con il vicinato, la ricordano come una donna piuttosto riservata, sempre cordiale e sorridente. Nel bar sotto casa la descrivono come una signora allegra che non sembrava avere alcuna intenzione di togliersi la vita. Non aveva problemi economici. Gli investigatori stanno cercando di capire che cosa possa essere accaduto nell'appartamento della signora Vianello, se sia stata lei ad aprire la porta o se ci fosse già qualcuno dentro, ma soprattutto perché sarebbe stata uccisa. Intanto in zona, soprattutto tra gli anziani, cresce la paura. Ci sentiamo poco sicuri, dicono a telecamere spente. Non siamo più liberi nemmeno in casa nostra.